Io scendo da quest'auto, mi avvicino alla rete per fare pipì. A un certo punto mi prende uno con la barba, ha detto non ti muovere che ti ammazzo. Ok, a quel punto tirano fuori il vasolino di due persone e cominciano a massacrarlo. Io provo a reagire e prendo un cazzotto qua, frattura del naso, rispondendo all'ospedale, mi ammazzata qua due punti in testa. Cioè qualcosa che avevo tre, le cose di sangue c'erano con due punti in testa e frattura al naso. Sì, che poi era sparita anche questa, quella che la vita mi hanno fatto, ma hanno dovuto rifarla all'Istituto di Medicina Legale a Merano. Era sparita, mistero. Vabbè, difendo Pasolini e prendo le porte. Mi dicono butta l'anello qua, non dire niente, mi minaccio la famiglia, e mi hanno dato questa versione che io ho portato avanti fino al 2005, sono andato a Rosini. Quando sono morti i genitori non c'è più nulla da me, perché cazzo che non lo so fatto. Due nomi li ho fatti, sono morti, perciò non c'è, gli altri non li conosco. Comunque è stato un agguato, diciamo 2-3, il polserino 5, la seconda macchina non vedevo, minimo 6, se portava la macchina 1, minimo erano 6. E l'hanno massacrato, il signor Pelosi tutt'oggi è ancora assassino dei Pasolini. Bene, sono contento per loro. E sto caso secondo me sì, hanno tentato di aprirlo, hanno detto tante cavolate. Diciamo, allora, partiamo dalla macchina. Ninetto Nauli prende il dissequestro della macchina di Pasolini e gliela danno. Che succede? Ci va un anno in giro con la porta, uno sfascia le rozze e la fa distruggere. Perché una macchina di un poeta, di un regista la distruggiamo? Che poteva dare oggi con le nuove tecniche qualche indizio? Perché l'ha distrutta quest'uomo? Nessuno gli va a chiedere. Altra cosa, Johnny Massini ha ammazzato Pasolini con Pelosi. Dopo 40 anni hanno fatto il DNA, Johnny Massini è negativo, nessuno l'ha detto. Perché? Ci hanno rotto le scatole per 40 anni con suo Massini e il DNA è negativo per i giornalisti. Perché non lo dice nessuno? Che interesse ci avete? Vuol dire voi che siete giornalisti? Io domani voglio leggere il DNA, Massini è negativo. Nessuno lo dice, tutti accusano che c'è la Massini. Cioè, che parliamo? Chi è che non può scoprire la verità? Lo dite? Niente tavoli nasconde, Veltroni, altra ballerina, va del qua e là. Sì, è una ballerina, Veltroni, io ho dichiarato pure la radio Zanzara. Cioè, perché? Perché dai, Rosi, di qualcosa, non è quello che c'è, ma di qualcosa dentro i trazzi del comune. Cioè, ma di che parliamo qua? I colletti bianchi, di che parliamo? Così che hanno nominato così grande, l'altro giorno. Ma questi sono morti, hanno ci ho detto qualcosa. Un comune mortale anche se sapesse l'1%, perché lo dovevi? E fanno passare, perché no? Quando i ben pensanti, i protetti, i ricchi non dicono ah. C'è stato un film, tra l'altro, dal secondo mio libro, Pezzetto, dove il regista si aveva con la verità nascosta. Non va nelle sale perché c'è la cappa di Maier Cossi e degli altri che non vogliono che questo film è stato proiettato solo gratis a Salatresi, le feste dei commessi, nessuno lo compra, nessuno gli interessa niente, dice sta morte di età, c'è il Vaticano in mezzo, servizi segreti, i carabinieri, nessuno, suo regista si è fatto con la statua di Pasolini, il mio ministro Franceschini, sono 3 anni che chiede dove collocarla, la sta pagando lui a sue spese, non c'è un posto a Roma da mettere la statua di Pasolini, siamo impazziti, perché non la mettermi all'università qua fuori, è una proposta, no? Quello se l'è comprata, l'ha pagata da solo, nessuno sa dove collocarla. Poi parliamo di Pasolini, non ne frega niente a nessuno, sono solo da dare il calcio all'inizio al pallone che era morto Pasolini, a fare 6 manifestazioni per prendere i soldi. Hanno fatto una commissione che per le opere di Pasolini, presieduta da Tacia Marini, Chiarcossi, Nenetto Tavoli e compagni. Ma di che parliamo? I soldi, chi si intasca questi soldi? Sta gente. Cioè, capito? I giudici fanno un'inchiesta e tutto segreto, non escono i DNA, ma perché? Sono loro che muovono le formazioni. Sono loro che tengono che Pasolini è morto così, pena per azione, perché lui era gay. È stato il gioco a finte. E niente, sono un po' incavolato con tutta questa gentaccia. Io faccio una denuncia di un giornalista di Rai 3, che si mette intervistava di nascosto, ho detto chiesto dei soldi in trasmissione, gli date pure a Leo che in trasmissione, ovvio, io sto lavorando. Chiedo la partecipazione, perché non c'è niente di male. Lo denuncio perché mi ha
è sparita la denuncia, tu ti ho fatto 5-6 denunce, non è mai andata in porto una mia denuncia, ma una denuncia a me è sempre in casa. Cioè, di chi parliamo? Posso chiederti tu che idea ti sei fatto del delitto e perché l'hanno ucciso? Ah, io non ho l'idea, però male per me. Posso dire che è stato ammazzato perché lo diceva, io lo so, ma sentito quante cose spero, ma non ho le prove. Altra cosa, il libro Petrolio che manca il famoso paragrafo, poi è venuto, tanto non mi ricordo, che è il costo pure mi sempre lei. Non è sparito niente, non è sparito. Sta gente, sono fatti a nascondo. E lucrano, avendo anche dei soldi, lucrano. Prego. Volevo a questo proposito chiedere parole per cortesia di Bellezza, perché c'è cioè, Dario Bellezza. Grande. Nell'ultimo suo libro, perché poi insomma è morto, sappiamo. Sì, sì, allora ti scrive che tu sei stato presentato a Pasolini tramite il cugino Nalbini. No, mai conosciuto. Ho conosciuto una sua ultimamente. L'altra cosa, mangia. Mangia. Dopo mangia. Perfetto. Il tramite è Salomone. Questo giorno di giornalista del tempo, sì, conosciuto. Mi potresti dire per cortesia qualche cosa di più a proposito di Salomone? L'hai conosciuto, l'hai frequentato? No, Salomone l'ho conosciuto tramite il mio avvocato, Rocco Mangia. E so che apparteneva al tempo, Rocco Mangia poi è diventato mezzo politico, sì, che mi ha messo dei professori generali ferraguti appartenenti a non so chi, questo ho saputo dopo, a 17 anni non potevo sapere. Là sicuramente c'è stato qualche cosa di inquinato, sicuramente, però l'ho capito dopo quando sono diventato un po' più grande. Poi posso aggiungere che Salomone Salomone è scritto alla P2. Ah sì, c'è scritto su internet, anche con gli altri, Ferraguti, eccetera. A proposito del dialetto siciliano che sarebbe stato usato, sì, puoi dare conferma di questo? No, sconfermo, quello l'ho detto io per la prima volta. Siccome sì, c'è questo termine molto specifico, di abuso. No, quelle sono frasi che ho sentito in carcere, non lo confermo. Siccome è molto difficile sentirlo quel termine, perché è un termine no, che non si usa più. Se lei si fa pensare con i siciliani in carcere, da lei quanti ci stanno antichi, gioca ancora a pallone con i coltelli dentro qua e fanno i battere sani, e si figuri. E poi l'ultimissima cosa, per cortesia, è Biondo Tevere. Sì. A proposito di biondo c'è questa stranezza, c'è cioè una persona bionda che sarebbe stata vista, sì, sì, viene locale, c'era qualcun altro, leggende metropolitane, questa persona bionda, leggende metropolitane della signora che ha moglie, io tuttora praticamente Biondo Tevere sono tra i primi amici, ci sto quasi sempre a mangiarla, e la leggenda metropolitana può darsi che Pasolini qualche giorno prima sia passato con qualche ragazzo biondo, si frequentava i ragazzi. Sì, no, perché tornano sempre a Giorgio Massimo, il DNA è negativo. Ditelo, ditelo. Ninetto Tauri, avendo in mano la macchina di Pasolini, l'ha usata non so un anno. Poi gli si era rotta, però perché rottamare una macchina di un grande poeta e distruggerla quando chiunque, sia un semplice cittadino, sia un museo, se l'avrebbe presa e se l'avrebbe accudita come fosse stata la sua da tanto tempo? Allora mi domando, perché, ho domandato a Ninetto Tauri, perché hai fatto rottamare questa macchina?